appena sparato con una pistola e mi sto facendo prendere le impronte digitali perché sono nei laboratori della polizia scientifica nella direzione centrale anticrimine. Questo è sangue. Sì. E siamo qui per vedere da vicino cosa significa analizzare il luogo di un delitto. La scena del crimine che ci deve raccontare cosa è successo. E per questo viaggio affronteremo 4 casi di omicidio proprio con gli investigatori che hanno contribuito a risolverli. Caso numero 1, l'omicidio di Valeriano Poli. Un buttafuori che viene ritrovato morto a Bologna il 5 dicembre del 1999. Questo infatti è un cosiddetto cold case, cioè un delitto avvenuto nel passato e che è stato risolto. E state a sentire come. Valeriano Poli viene trovato in strada trafitto da 5 colpi di pistola calibro 7,65. Poi l'omicida è scappato, non ha lasciato tracce. Viene trovata l'arma del delitto poco distante. Per calibro coincideva con quella che era stata utilizzata in quell'occasione. Sì, perché per prima cosa si fa la comparazione. Ogni volta che ci arriva un'arma, noi la proviamo. In fondo c'è un fermaproiettile, uno spara, il proiettile rimbalza e di fatto lo recuperiamo a terra. Da precedenti sperimentazioni ne troviamo qualcuno. Questo per esempio è un proiettile 7,62x39, quello che viene sparato dai Kalashnikov. In Italia è molto tipico per le rapine portavalori, che riescono a sparare tanti colpi in poco tempo. Ma tornando alla procedura, quando arriva la presunta arma del delitto, va testata. L'operatore prepara la pistola. Questa è una cartuccia in calibro 9x19. Si riempie il caricatore e, protetti da cuffie e occhiali, si procede al test. Che serve innanzitutto per testare il funzionamento dell'arma e poi per produrre bossoli e proiettili per il confronto. Mettiamo da un lato proiettili in venuto sulla scena del crimine e dall'altro il proiettile che abbiamo ottenuto dall'arma sequestrata. Queste strisce qui che vedete sono i solchi di rigatura, che sono unici per ogni pistola, perché quando il proiettile viene esploso, roteando percorre tutta la canna dell'arma e ogni canna, in questo movimento rotatorio, lascia dei segni sulla punta del proiettile. E noi andiamo a confrontare la larghezza del solco e le varie striature che sono all'interno. Lavoro da certosini. Stessa cosa sui bossoli. E oggi tutti i proiettili di tutte le scene del crimine finiscono in una banca dati digitale condivisa con l'arma dei carabinieri. Ad esempio adesso stiamo acquisendo il proiettile che hai sparato tu. Ci permette di collegare i crimini seriali, perché un'arma può essere impiegata per una rapina e successivamente per un omicidio. Se poi si riesce a individuare velocemente un sospettato, la prima cosa da fare è lo studio. È un prelievo per andare a individuare le particelle dello sparo. È un tampone adesivo che va poi analizzato nel laboratorio residui, dove si può entrare solo dopo una cosiddetta doccia d'aria che elimina tutti i granelli di polvere. La pressione atmosferica dentro queste stanze è più alta che fuori, per evitare che la polvere entri dentro. Il tampone qui finisce nel microscopio elettronico per iniziare la ricerca di particelle. Di piombo, antimonio e bario. Perché quando viene esploso il proiettile dentro la canna, i fumi si espandono, fanno aumentare enormemente la pressione all'interno dell'arma e quindi liberano il proiettile che parte. Nel frattempo i fumi escono e i residui che noi andiamo a cercare sono quelli là. Questa è la nostra particella, ingrandita 100.000 volte. Tutto questo è possibile però se c'è un sospettato a cui fare lo stup. E nel caso dell'omicidio di Valeriano Poli non c'era. E anche per questo per molto tempo questo caso è rimasto irrisolto. La svolta è arrivata anni dopo grazie a una goccia di sangue su uno scarponcino indossato dalla vittima. Abbiamo scelto di campionare anche quella piccola traccia di sangue sullo scarponcino, pensando che un domani potrebbe essere stata utile. E in effetti nel 2017, 18 anni dopo l'omicidio, al profilo genetico estratto da questa traccia è stato dato un nome. E cioè Stefano Monti, un uomo con cui la vittima aveva avuto una lite qualche mese prima. Durante questa lite c'era stata una colluttazione e il sospettato aveva perso del sangue. Perciò era necessario dimostrare che il sangue di Stefano Monti fosse finito sulla scarpa della vittima il giorno dell'omicidio e non il giorno della prima lite. Ed è lì che è intervenuta la tecnologia. È partito tutto da un video di un battesimo, un video amatoriale, registrato dopo la lite e prima dell'omicidio. Si vede il famoso scarponcino, quindi il video era fondamentale per capire se quelle gocce di sangue c'erano già. E qui è intervenuto il dipartimento 3D. Questo è lo scarponcino. Questo è lo scarponcino. Su queste immagini si vedevano comunque delle macchie. Erano le famose macchie di sangue che andavamo a trovare sullo scarponcino della vittima o erano delle macchie magari dovute alla scarsa qualità del video stesso? Per rispondere a questa domanda hanno scansionato tutta la scarpa in 3 dimensioni
per ottenere un modello digitale della scarpa. A questo punto proviamo a sovrapporre il modello della scarpa 3D con l'immagine del battesimo. E hanno dimostrato che le gocce di sangue non c'erano, quindi necessariamente provenivano dal momento dell'omicidio. Stefano Monti, quindi, 20 anni dopo il delitto, venne arrestato. E passiamo al caso numero 2, l'omicidio di Pasqualina La Barbuta. Una ragazza che durante una pausa pranzo si era recata in questo giardino pubblico, stava consumando un pasto su una panchina. Viene trovata morta riversa su questa panchina. L'ipotesi di allora prevedeva che fosse stata accoltellata già distesa sulla panchina. Ma non tornava a un dettaglio. La ragazza aveva i jeans sporchi dietro. E com'è possibile che se era sdraiata sulla panchina si fosse sporcata il jeans? La pancia all'aria, come ha fatto a sporcarsi il sedere? Esatto. Allora ecco che hanno ricreato completamente la scena del crimine per ipotizzare una dinamica alternativa. Ma questa è la donna ormai morta e quelle indicate a terra sono le tracce di sangue, mentre questa è l'arma del delitto, un coltello che è stato gettato poco distante dalla panchina. L'aggressore arriva, aggredisce la ragazza a questo punto si mette le mani al petto, poi lascia delle impronte della sua mano sulla panchina sporche di sangue, certo, gocciola sulla seduta. Ecco l'altra mano. A questo punto sta per perdere i sensi. Sì, sì. Quindi magari il jeans era sporco del suo sangue. Perché era gocciolato dal petto stesso. E a questo punto perde i sensi. Questo cold case è rimasto tuttora irrisolto, però sono stati dati nuovi spunti investigativi. E chissà che un giorno non si risolva come nel caso di Valeriano Poli. Ma andiamo avanti con il caso numero 3, l'omicidio di Emanuele Stoica. Un clochard ucciso a Roma nel maggio del 2020, sotto il Lungotevere. Un passante nota una persona a terra aggredita da un'altra persona e da un cane. Chiama il 112 e riprende la scena. In pieno giorno Emanuele Stoica è sopraffatto dal suo aggressore, che poi si allontana mentre il cane continua a infierire sul corpo a terra. Quando arrivano i soccorsi è troppo tardi. Queste sono tutte lesività, ce ne sono diverse, ci sono escoriazioni, ci sono anche morsi del cane. Tra questi traumi ce n'era uno in che ha catturato la nostra attenzione, perché aveva una forma particolare. Cioè questo livido formato da strisce nere. Sul cranio della vittima, come se fosse stato impresso dalla posizione di un oggetto. Quindi potrebbe essere una suola di una scarpa. Questo è stato quello che è venuto in mente quando, poco dopo, è stato fermato un soggetto individuato grazie a quel famoso video che aveva girato il passante. Viene fermato Massimo Galiotto, un pancabestia noto alle forze dell'ordine, e notano subito un dettaglio. Le scarpe, che avevano una suola molto particolare. Che a prima vista sembra compatibile proprio con quei segni sul cranio, ma va dimostrato. Sembra un qualcosa di scontato, di banale, in realtà non lo è. E qui ecco l'ingegno del laboratorio impronte latenti. Ha preso la suola della scarpa, ha cosparso la suola della scarpa con una polvere e poi con un adesivo ha asportato quella polvere dalla scarpa. Quindi noi ci siamo creati una impronta. Esatto. E quell'impronta andava comparata con questa lesione. Avete visto? E abbiamo visto che c'era una compatibilità. Che non finiva lì, perché proprio all'altezza di questa ferita, vicino alle strisce nere, notano qualcosa tra le pieghe della scarpa, un frammento. È stato analizzato in laboratorio ed è stata verificata la presenza di DNA della vittima. E quindi avete fatto il match. E ora vi raccontiamo il caso numero 4, l'efferato omicidio di Carla Molinari nel 2009. Una donna di 82 anni che vive da sola nella sua abitazione a Cocchio Trevisago, in provincia di Varese. È una donna che ha pochi amici, pochi parenti, che ha una vita abbastanza abitudinaria. Ogni sera, prima di andare a dormire, chiude le imposte, si assicura che ci siano le grate, che è molto attenta a questo particolare perché aveva subito un furto in passato. La sera del 5 novembre non lo fa. Questo particolare viene notato da una vicina di casa. Allarmata, chiama le forze dell'ordine, che arrivano e si trovano davanti una scena raccapricciante. Un cadavere riverso a terra, con una copiosa perdita di sangue, che presenta diverse ferite da taglio, di cui una particolarmente profonda alla gola, quasi da causarne la decapitazione. Soprattutto presenta un dettaglio particolarmente inquietante: non aveva più le mani. Gli erano state mozzate le mani. Non erano state tagliate di netto, ma erano state disarticolate. Un po' come si fa con le carni da macello, era una scena particolarmente cruenta.
Ma diverse cose non tornano nelle condizioni della casa. Presenta un disordine generale, come se vi fosse stata una rapina. Però le cose che erano state tolte dai cassetti erano piegate. Era una sorta di disordine ordinato. Se fosse stato messo apposta. Esatto. Ma non è finita qui. Vengono ritrovate una serie di cicche di sigaretta in vari punti dell'abitazione, in prossimità della cucina, una seconda cicca diversa da quella precedente, certo. Una terza sul tappeto, una quarta in prossimità del letto, una quinta in prossimità del cadavere e poi nel cestino. Una disposizione strana, anche perché la vittima non fumava e non permetteva a nessuno di fumare in casa sua. E poi? Innanzitutto erano tutte di marche diverse. Inoltre erano piegate, come se fossero state spente all'interno di un posacenere. Ma in realtà non solo le ritroviamo a terra, all'interno dell'abitazione non troviamo alcun posacenere. E quindi quelle cicche, per forza di cose, le aveva messe lì l'assassino, in un secondo momento. Ma le stranezze non finiscono qui. La vittima è stata trovata con un maglioncino abbottonato che però nascondeva delle altre ferite da taglio. Era stata prima ferita e poi rivestita con il pantalone con la cerniera abbassata, il che potrebbe far pensare ad una violenza sessuale. Ma gli investigatori non ci cascano e capiscono subito cosa hanno davanti. È quello che noi chiamiamo staging, cioè un'alterazione della scena del crimine fatta dall'autore del reato proprio per depistare la nostra attività. Come le impronte insanguinate trovate in giro per casa. Non seguivano un percorso lineare con quella che poteva essere stata la dinamica. Di solito vediamo una prima impronta che poi non è mai netta. Magari troviamo... Poi vediamo, esatto, non era una persona che aveva camminato, ma che qualcuno avesse preso quella... Cioè che se quella... fosse messa nelle mani e avesse esatto. fatto questo. Infine, l'ultima anomalia. Non sono state trovate impronte digitali, neanche una, né dell'autore del reato, né della vittima. La scena è stata ripulita. Esatto. L'ennesimo tentativo dell'assassino di scamparla, perché con le tecniche moderne oramai è possibile trovare impronte digitali davvero ovunque. Per certi tipi di superficie poi c'è anche questo strumento di ultima generazione che comprende lo spettro di tutte le luci possibili, dall'infrarosso all'ultravioletto, per rilevare e poter anche direttamente fotografare qualsiasi tipo di traccia, non solo le impronte. Questo è sangue. Questo è il liquido seminale. Secrezioni vaginali, sperma. E dove non arriva questa super macchina fotografica, c'è il famoso luminolo che rileva le tracce di sangue e che ci mostrano con un semplice esperimento. Questa è una bottiglia di acqua. Andiamo a versare all'interno del sangue. Aggiungiamo poi il reagente, il luminolo appunto, e appena si spegne la luce... Mazza, si vede! Mentre per cercare tracce sulle superfici basta spruzzarlo ed ecco che escono fuori. Non solo su queste mattonelle, ma anche su questo manichino. Ecco che al buio compaiono delle vere e proprie manate. Ma tornando alle impronte digitali, oramai siamo abituati ai film in cui si inserisce tutto in un computer, che da solo trova il match. Ma nel mondo reale è un'operazione molto più complessa. Dobbiamo fotosegnalare Giulio Goria. Ogni frammento di impronta trovato in una scena del crimine, infatti, va confrontato con le impronte di un eventuale sospetto, a cui si scannerizzano entrambi le mani e poi si procede al confronto delle cosiddette minuzie. Le minuzie sono un'interruzione di linea oppure una biforcazione. Praticamente i dettagli unici dell'impronta digitale. E per dire che è la stessa impronta bisogna trovare almeno 16 minuzie. Se non c'è un'impronta per fare il confronto diretto, si può inserire nella banca dati AFIS, un cervellone che contiene tutte le impronte digitali raccolte dalle forze dell'ordine. Come un motore di ricerca, propone una lista di possibili candidati che poi però vanno tutti verificati manualmente. Alla luce di tutto ciò, se si considera che nel caso dell'omicidio di Carla Molinari non è stata trovata neanche un'impronta rispetto all'assassino, c'è una considerazione naturale da fare. È una persona che ha probabilmente pensato tanto prima di decidere di agire e come agire. Sentite come è stato beccato. Decidono di diffondere la notizia dell'alterazione della scena e in particolare il dettaglio incongruente delle sigarette trovate sparse in casa. E compare una testimone. Afferma di aver visto proprio il giorno dell'omicidio un uomo in un centro commerciale poco distante da casa di Carla Molinari che ha preso queste cicche di sigaretta da un posacenere del bar e le ha portate via. La polizia individua l'uomo che corrisponde alla descrizione. Giuseppe Piccolomo, un ristoratore con gravi problemi economici, ma per avere certezza che sia l'uomo giusto, va verificato quanto raccontato dalla testimone. I poliziotti sequestrano dal bar i mozziconi dei posaceneri per confrontarli con quelli ritrovati in casa
casa della vittima. Appartenevano ai clienti abituali del bar. A quel punto il piccolo uomo era collocato sulla scena e quindi noi abbiamo potuto chiedere una perquisizione e la perquisizione ha portato al rinvenimento del coltello. Sul coltello ovviamente sono state fatte le analisi biologiche e sull'arma del delitto abbiamo trovato il DNA della vittima. Il caso è chiuso. E quando Piccolomo è stato arrestato? Sono state individuate delle ferite in volto. Magari quei graffi se li era procurati proprio perché la Carla Molinari si era difesa e magari proprio questo era il motivo per il quale ha voluto anche eliminare le mani della signora che potevano contenere, per esempio nelle unghie, del DNA. Vabbè. Le mani, fra l'altro, non sono mai state ritrovate. Ma il movente? Economico. Cioè per uno che con questa premeditazione prepara un omicidio, lasciando una traccia sul coltello che c'è a casa. Sono questi i famosi errori che noi andiamo a ricercare. Voi che passate le giornate a vedere scene di questo tipo? Lo psicologo. Noi abbiamo anche delle strutture che possono supportarci proprio per consentirci di continuare a fare il nostro lavoro in modo attento e scrupoloso senza però mai tralasciare il lato umano. Se stai all'interno di un'abitazione di una persona, in qualche modo ne vedi anche la sua quotidianità, magari vedi anche le fotografie appese alle pareti, lì diventa un po' più difficile.